Stavo girovagando per il web e ho trovato questo. A quale youtuber assomigli? Vuoi diventare una star del web come la mamma di Timmy? Signora, tutto il rispetto, lei non mi sembra una star del web, mi sembra più una star de mascelle. Scopri a quale youtuber puoi ispirarti con questo test! Clear makeup is the way. Siamo pronti a iniziare, ragazzi? Suggeritemi altri test da fare. 35.000 mi piace, vi faccio un altro test, però ora ho paura. Scegli un emoji delle tartarughe ninja. No, aspetta. Non erano domande riguardanti YouTube. Scegliamo Michelangelo che ha due blocchi di ghiaccio, due calippo che gli penetrano l'occhio. Successivo. Quale passo di danza preferisci? Allora, c'è Ariana Grande che balla inutilmente. Due tizi di un cartone magico che fanno... Boh. Ragazza pompon, proprio una cheerleader. E un... coso. Scegliamo questo, ovviamente. Quale cane ha il travestimento migliore? Questo. Assolutamente questo. Scegli una parola. Tag wifi, selfie, emoji. Ma io dico, non mi doveva fare delle domande riguardanti YouTube? No. Wifi. Perché se non c'è wifi c'è la morte. Ma soprattutto, quale faccia buffa di Ariana Grande ti diverte di più? In una sembra che se l'è fatta sotto. In una sembra che è stata aspirata con l'aspirapolvere. Così. In un'altra, meglio che non ve lo dico. E scegliamo l'ultima, che è molto sexy. Wow, Ariana. Questa è la tipica faccia che ha Violetta quando si sveglia. Mi diverte assai. Scegli una gif schifosa di Hector. Cioè, ma che cazzo? Ma che, cioè, si è levato una lisca di pesce dall'ombelico e gliel'ha messa in bocca? Seriamente? E io già voto per questa, ora mi vedo le altre. La seconda, mangia un panino. E perché dovrebbe essere schifoso, scusa? Cioè, in conto te levi la caccole dall'ombelico e gliela metti in bocca. Quello è ok, è uno schifo, ma cosa c'è di schifoso nel mangiare un panino? Ok, terza pick. Un serpente che mangia un ologramma, un fantasma. Gli fai i capelli con la saliva. Schifosissimo, guarda. Quarta pick. Ecco, questa fa già un pochino più schifo. Non so che preferirei tra magname parmigiano con l'ascella e magname la lische di pesce dentro l'ombelico. Vabbè, lische di pesce dentro l'ombelico. Anzi no, non posso più votare. È fantastico. L'internet è un posto meraviglioso, dove tutto funziona alla perfezione. Funziona più Trenitalia e la linea urbana di Roma che è sto sito. In quale città vorresti vivere? Oh, già qui ha più senso che magari se clicchi Londra esce magari più di Pile. Chi è sai, Los Angeles esce, che ne so, Re William Johnson, New York un altro e Bikini Bottom SpongeBob. Vabbè, io voglio vivere a Los Angeles, vega. Guarda mette, andà a vivere in GTA. Quale faccia buffa di Jeanette McCurdy ti diverte di più? Io dico, cosa c'è di buffo in una che fa una faccia così? Se ridete siete brutte persone, questa! Fa una faccia stupida, fa così! Tanto non posso più cambiare, quindi ho scelto questa, bene. Attenzione, ultima domanda, la più importante per stabilire quale youtuber sono, ovvero quale SpongeBob vuoi mangiare? La risposta è nessuno. Perché formaggio non lo posso mangiare. La seconda immagine è SpongeBob riusciti male. Questi li mangi e vai in ospedale dopo 2 secondi. Il terzo è abbastanza mangiabile. Nella quarta immagine invece manca solo la scritta mangiami e morirai. Quindi la direi la terza. Attenzione, sono pronto. Dopo tutte queste domande riguardanti YouTube, il test ha capito a quale youtuber assomiglio. E spero veramente sia il vostro caro Dexter. O anche PewDiePie o KSI o Venus o i grandi pilastri della community di YouTube. E sono pronto. A quale somiglierò? Oh. Uscito il vostro caro Dexter. Prossimo test. Quanto ne sai di YouTube? Inizio. Cos'è YouTube? Un sito porno. Sì, a volte. Un sito web per ascoltare la musica. Un sito web per vedere i video. Allora, YouTube è tutte queste tre cose. Perché un sito web per vedere i video, ecco, voi state guardando un video, quindi lo è. Un sito web per ascoltare la musica, perché voi andate su Vevo, cantante famoso Vevo, e ascoltate la musica. Un sito porno perché quando vi vedete le makeup artist, le fashion blogger che fanno la mia giornata in piscina col perizoma
trauma a filo interdentale. Può essere anche un sito porno, racchiude un po' tutto. Quando è stato fondato? 2 minuti fa. E certo, direi febbraio 2005. Da chi è stato fondato? Da mia nonna. Cos'è il copyright? Insieme di normative sul diritto d'autore. E questa è la risposta giusta, già ve la dico, eh. Quel merdino che non mi fa scaricare la musica legalmente. No, no, aspetta, c'è scritto veramente? Quel merdino. Terza risposta, un robo sul diritto d'autore, un robo. Io penso che chi abbia scritto questo test sia una scimmia bendata che fuma e digita tasti a cazzo sulla tastiera. Dove è stato censurato YouTube? Da qualche parte. Dov'è la sede principale di YouTube? Nzudela! Cazzo vuol dire Nzudela? Non esiste questa parola su Google. Nzudela. A cosa serve YouTube? A niente, sì, infatti. A riempire server di dati merdosi per guardare video. La risposta giusta è la seconda. A riempire server di dati merdosi. Quante stelle possono arrivare alle votazioni dei video? Siamo rimasti agli anni 80. Però in teoria 5. Una volta su YouTube c'erano i mi piace e non mi piace, c'erano le stelline. Hai mai pubblicato un video su YouTube? Cosa vuol dire pubblicare? Questa è sempre la scimmia che l'ha scritto. Sì, un casino, sì, uno, due. Allora, quale cazzo può essere la risposta giusta? Non c'è una risposta giusta, perché c'è cosa vuol dire pubblicare può essere la risposta più sbagliata. Ma tra sì, un casino e sì, uno, due, ognuno fa quello che cazzo gli pare, no? Non c'è risposta giusta o sbagliata. Sì, un casino comunque. Non mi voglio più incazzare. Di che colore è il logo di YouTube? Del colore della... tua madre. Bianco e rosso, volevo dire, bianco e rosso. Oh, attenzione, risultati, vero YouTuber. Complimenti, ti meriti il link di YouTube. YouTube.com. Il mio premio è il link di YouTube. Non fate mai questo tipo di test, ragazzi, perché non funzionano un cazzo, sono tutte stronzate, ma a 35.000 mi piace, vi carico il prossimo test, scrivetemi qua sotto che test volete che io faccia. E niente, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, Facebook, Instagram, tutto in descrizione, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, io vi mando un abbraccione, un salutone e ci risciamo, gente! È uno youtuber esperto, allora ora potrai conoscere il link di YouTube, yeah! Non lo farai. Ma la mia macchina sembra salta... facile, ma è difficile. Sembra è molto difficile questo gioco. Oh! Ho segnato! No! Ho segnato! No! Fanno dentro! No!